Piacere per me presentarvi il professor Mauro Carfora, che conosco da infiniti anni. Per la prima volta che l'ho incontrato c'era i calzoni corti. Più o meno, è vero, più o meno è vero. Mi ricordo che all'epoca c'era, insegniamo un corso di meccanica razionale come, e lui faceva per me le esercitazioni. Certo. Parlando con lui mi sono accorto, allora, per fisici dovevamo fare anche, era obbligatorio fare relatività. In genere l'esercitatore fa l'esercitazione, gli esercizi, e il professore fa la teoria. Parlando con lui mi sono accorto che lui la relatività la sapeva molto meglio di me. E io gli dissi, forse l'ha dimenticato, dico, sai, sì, cancellare. L'esercitazione faccio io. Quindi abbiamo avuto uno scambio. Allora, da quel momento è passato molto tempo, il professor Carfora è diventato uno specialista, diciamo, apprezzatissimo a livello internazionale di relatività. È una delle non moltissime persone che riesce a coniugare la conoscenza della matematica con l'intuizione fisica, il che non è poco. Non solo questo, ma nell'ambito delle teorie relativistiche di cui si occupa, è anche in grado di applicare delle metodologie che vengono da altre discipline, per esempio la meccanica statistica, a problemi, diciamo, di grossa difficoltà tecnica, di ampio respiro concettuale. Inoltre, come vedrete tra un po', è anche una persona molto brava nel spiegare le cose, quindi veramente un piacere per noi averlo qui e gli diamo subito la parola. Grazie Mario, troppo generoso come sempre. Dunque, niente, io molto piacere nell'essere qui. Quando mi hanno chiesto se volevo fare questa cosa ho accettato ben volentieri. E l'idea è, per venire subito al dunque, perché il tempo è poco, alla fine il materiale che ho è molto, comunque penso che sarà a disposizione vostra, insomma qui ho un centinaio addirittura di trasparenze che chiaramente non riusciremo mai a illustrare in giornata. È una minaccia, sì, effettivamente, ma molte sono soltanto disegni con pochi commenti, quindi io invito anzitutto a interrompermi comunque sempre se non capite qualche cosa, perché altrimenti diventa un pochino una cosa inutile. E quindi io, l'idea è parlare di relatività. Quindi vediamo un po' se funziona sta affare, funziona. Quindi io inizierei con questa che in un certo senso è una trasparenza piuttosto tecnica, tanto per illustrare un punto importante però, un punto importante che non è che c'è una relatività, infatti l'ho intitolato le varie relatività, e questo qua è un quadro generale che mette, colloca fra loro in relazione la relatività, se vogliamo, più famosa, quella generale, che, come dico qui, il quadro più accurato per la fisica classica, no? È quella, la teoria moderna della gravitazione, dove lo spazio-tempo, l'arena, diciamo, dove viene formulato il modello matematico, i vari modelli matematici che tendono a descrivere il mondo fisico, diciamo il quadro più accurato, che questo spazio-tempo non è uno spettatore statico, è dinamico, si evolve nel tempo, statemi a dire così, è curvo. Poi dalla realtà generale c'è la sua mamma, che è la realtà speciale, gli ho messo la freccia, porta una dicitura, assenza di gravità. Senza gravità abbiamo la realtà speciale, appunto entrambe dovute al genio di Einstein, qui la fisica classica in assenza di gravità, lo spazio-tempo è piatto, è uno spettatore ma con una, diciamo, interessante, delle caratteristiche che sono in certo senso insolite. Probabilmente oggi riusciremo ad approfondire questo, non penso che riusciremo ad affrontare tutte queste relatività. Infine, sotto certe condizioni, che adesso vedremo più avanti, comunque quando le velocità in gioco sono piccole rispetto alla velocità della luce nel vuoto, e ci sono anche altre condizioni, finiamo in quella che c'è più familiare dalla vita quotidiana, anche se questa comincia a diventare familiare nella vita quotidiana, fra virgolette, la realtà galileiana, che è anche la teoria newtoniana della gravitazione, dove lo spazio-tempo, cioè lo spazio e il tempo, abbiamo una geometria unita e il tempo universale. Questo è il quadro generale. Adesso cerchiamo di venire, è complesso perché per capire questa catena non è banale, cerchiamo di cominciare da quel quadro, dalla mamma di tutto.
la mamma di tutto, uso questo che forse è più semplice. Ecco, anzi, questo è difficile, ma cominciamo col difficile e scendiamo al facile. Diciamo, questo in realtà il punto di vista della fisica moderna è che queste varie relatività sono associate alle simmetrie spaziali e temporali dei fenomeni che noi vogliamo descrivere, in funzione della scala di energia, di tempo, insomma in funzione di quello che noi abbiamo accessibile come realtà fisica. E diciamo, in effetti qui commento, qui vedete per esempio c'è la celebre illustrazione da me un po' rielaborata, riportata nel Mysterium Cosmographicum di Keplero a fine del Cinquecento, dove lui tendeva a descrivere il moto dei pianeti utilizzando i solidi platonici, no? L'armonia delle sfere, perché no? Quindi lì era spinto da simmetrie, chiaro? E in realtà nel linguaggio più moderno noi lì c'è un altro esempio, no? L'altro esempio è quello, ma forse questo laserino funziona più agevolmente, ecco, infatti. C'è un altro esempio, se osserviamo questa superficie, l'ho voluta illustrare così, guardata da lontano sembra un pezzo di superficie liscia, la guardiamo un po' più da vicino e ci accorgiamo che ingrandendo questo ci abbiamo un po' di bozzi, lo guardiamo ancora più da vicino e ci accorgiamo di una realtà molto più articolata e complessa, va bene? Questo diciamo di nuovo, qui abbiamo delle simmetrie manifeste, eccetera, e qua, boh. Comunque, diciamo, questo è un punto di vista più moderno, ma che va tenuto, che comincia a essere desueto anche questo oggigiorno. Cioè, va bene che arrivate in ritardo di 25 minuti, però quando arrivate non fate casino, entrate in silenzio per una banale regola di buona educazione. Allora, note disciplinari. No, dico, noi stavamo qui fuori già da più di mezz'ora, solo che non ci siamo accorti che era in chiaro. Dai, pazienza, dai. Ok. Ma non so che dire. Va bene, allora veniamo invece agli aspetti elementari introduttivi alla relatività in generale. Diciamo, come recito lì e come molti di voi sanno, perché queste sono cose oramai ben descritte in ottimi e tanti libri di testo, la relatività ha le sue basi nelle leggi della meccanica newtoniana, in particolare il principio di inerzia, no? Cioè, adesso lo formulo in maniera molto rozza, però ci intendiamo, cioè in assenza di forze ambientali, un oggetto, una particella, un punto materiale, come si dice, rimane inquiete o si muove di moto rettilineo uniforme. Lo sto citando in maniera volutamente imprecisa, perché poi quello che preciserà questa, ovviamente rispetto a che cosa, come, dove, quando, lo diremo fra un attimo. E effettivamente questa relatività del moto ci è piuttosto familiare. Il treno è l'esempio classico, no? Chi si sta muovendo? Se noi siamo su un treno in stazione, tante volte ci sembra che siamo in partenza, in realtà si muove il treno accanto a noi. Qui l'ho voluto rappresentare con Einstein che va verso Berlino e Sigmund Freud che va da un'altra parte, no? Quello là, ovviamente il disegno di Sigmund Freud è di Adami, il pescatore di anime. D'altra parte, visto che Lucio Russo ha già fatto lezioni qua e Lucio è uno che ci dava questo episodio qua, è interessante osservare che queste osservazioni sulla realtà del moto sono molto antiche, non so, dovute solo a Galileo come spesso viene detto, no? E probabilmente lo erano già all'epoca di Lucrezio, perché Lucrezio è un raccontatore, non è uno scienziato, no? Quindi in qualche maniera quando lui osserva questa cosa, anzi qua devo mettere in moto una cosa, e lui osserva che la nave che ci trasporta procede mentre apparsa ferma, quella che è ferma all'ancora sembra muoversi avanti e sembrano fuggire a poppa, colli e campi, oltre i quali guidiamo la nave volando sulle vele, eccetera, eccetera. No? Le stelle sembrano senza modo aderire alle volte del cielo e tutte si trovano in modo perenne e compagnia bella, questo nel De Rerum Natura, come molti di voi sapete, no? Chiaramente, quindi diciamo la realtà del moto è piuttosto, diciamo in un modo, in vari aspetti era piuttosto nota. Poi ovviamente interviene Galileo, questo passaggio di Galileo vi è noto, neanche lo leggo, metto solo l'animazione dei due tizi che si palleggiano in barca e compagnia bella,
e questo su un dialogo sopra i due massimi sistemi, e Galileo ovviamente focalizza, anche questo è un pezzo di letteratura oltre che di fisica, focalizza benissimo in maniera chiarissima cosa intendiamo per relatività del moto, no? Diciamo, se siamo su una nave e la nave veleggia in maniera tranquilla, in modo uniforme, diciamo, non ci possiamo rendere conto le gocce d'acqua che cadono in un vaso con l'apertura molto stretta vanno giù belle dritte, fin tanto che la nave non urta uno scoglio o c'è un'onda che si infrange violentemente sulla chiglia, chi è che si accorge che siamo fermi o siamo in movimento? Questa è una sorta di leitmotiv della relatività, elementare da osservare, ma profondissimo nelle sue conseguenze. Diciamo, è questa relatività del moto, di fatto, io qui non voglio fare storia della fisica perché non ho neanche le capacità, ha avuto comunque un ruolo fondamentale nello sviluppo delle leggi della meccanica newtoniana, no? Il fatto che, ovvero F uguale ma, no? In presenza di forze ambientali F, un corpo cambia il suo stato di moto e accelera proporzionalmente alla forza applicata, il coefficiente di proporzionalità e la massa inerziale. Quindi questo, qui ribadisco, se ce ne fosse bisogno, che la massa inerziale è una quantità concettualmente indipendente dalla nostra percezione di massa come peso, indubbiamente, e la resistenza, infatti la resistenza ad accelerare un corpo si manifesta anche in assenza di campi gravitazionali. Molti di voi avranno visto il film Gravity, non l'avete visto? Interessante, no? Un bellissimo film, qualcuno l'avrà visto. Effettivamente lì la poveretta, l'astronauta, l'attrice Sandra Bullock, improvvisamente nei pasticci gravi, proprio perché è esattamente questo, la sua massa inerziale, le nuove cose, incredibile, un film che vale la pena vedere. Qui ho messo ma attenti a Mach, in realtà il punto di vista macchiano, che ovviamente è un punto di vista relazionale, diciamo ha avuto un ruolo fondamentale anche in Einstein, va un po' ridimensionato perché diciamo è un po', diciamo, anche in relatività il punto di vista relazionale funziona poco, non è proprio dato. Comunque storicamente, ma attenti a Mach, che appunto ha scritto un bel libro su questo, va bene. E va bene, queste sono cose che, scusate se vi intrattengo su cose che conoscete bene, ripeto, se c'è qualcosa che non vi torna, interrompetemi senza problemi. Non sono tutti di fisica. Ecco, appunto, allora interrompetemi. No, ma se va a una velocità moderata. Quindi devo moderare la mia velocità, giustamente, rispetto a quale riferimento? Io lì il problema è che ho un riferimento lì che mi costringe a dar veloce, e poi ce n'è uno che mi costringe a dar pianissimo. Visto che mi provochi, che cosa significa relazionale rispetto a Mach? Ottima domanda. Relazionale rispetto a Mach, Mach diceva: se non ci fosse materia nell'universo, nessuna materia, non ci sarebbe inerzia. L'altra cosa che diceva Mach, che è la cosa divertente, è che se voi quando, insomma, siete su un tram e se il tram finché va tranquillo, vabbè, ci si regge, eccetera, poi improvvisamente frena bruscamente e ci sbatte contro il vicino, eccetera, eccetera. E uno può commentare: questa è colpa delle masse lontane nell'universo. In altre parole, secondo Mach, quello che causava l'inerzia dei corpi è la presenza di masse di grandi distribuzioni di materia distanti da noi. L'idea è un po' quella dell'elettromagnetismo, ma nell'elettromagnetismo voi avete i campi elettrostatici o magnetostatici che decadono molto rapidamente, il campo elettrostatico decade come 1 su R4 in modulo, no? Poi ci sono i campi propagativi elettromagnetici che decadono molto più lentamente, come 1 su R, altrimenti non vedreste la televisione o la radio o quello che volete voi, no? E allora a quel punto uno poteva pensare: perché non così anche il campo gravitazionale? L'inerzia magari è l'analogo tipo le onde gravitazionali, non è così, eh? Infatti Mach dice questa cosa, non dice delle onde gravitazionali, dice questa cosa relazionale, però non è in grado di spiegarci quale la forma di questa interazione, com'è che succede. Questo è il punto di vista relazionale, quindi in realtà non funziona neanche in relatività, nonostante abbia avuto un ruolo fondamentale sulla teoria.
Allora, un'ultima cosa volevo dire, perché F uguale MA è quella che viene comunque insegnata in tutti i licei, è una delle leggi più difficili da capire, F uguale MA, no? Perché effettivamente in realtà sembra una definizione di forza piuttosto che una legge adatta a predire l'evoluzione di un sistema fisico. In realtà fenomenologicamente funziona così, detto terra-terra, perché esistono caratterizzazioni indipendenti delle leggi di forza, no? Tipicamente, che ne so, la forza di Coulomb che ho segnato lì, no? La forza gravitazione universale, e diciamo, una volta che uno si rende conto di questo, diventa una delle leggi predittive più potenti che ci siano. Con F uguale MA voi mandate gli uomini sulla Luna, quindi qui è la Coulomb in forma vettoriale R cubo, perché c'è il versore, no? Che sarebbe il modulo su R quadro. E poi abbiamo il principio di azione e reazione. Questa è una legge dinamica sottilissima, soprattutto se la vogliamo applicare in relatività, perché richiede la simultaneità fra azione e reazione. Tipicamente in fisica newtoniana ce ne importa poco, i corpi rigidi e compagnia, ma in fisica relativistica questa azione e reazione, come ho fatto lì nel disegno, va considerata quando i corpi sono a contatto stretto nello stesso evento. Comunque, diciamo, c'è poco da commentare, sono cose molto note, e anche se non sono molto note, tutte anche nel linguaggio comune, dai, cosa è azione e reazione, sono entrate. Diciamo, e qui le leggi della meccanica newtoniana utilizzano in maniera molto sottile concetti spaziali e temporali. I concetti spaziali sono la geometria euclidea, temporali il tempo universale, no? Qui in particolare la caratterizzazione dello stato di moto di un corpo, quello che era sottinteso nelle leggi, il principio di inerzia, il secondo principio, è esattamente l'introduzione di un sistema di riferimento che ci permette di rispondere alla domanda posizione, velocità, accelerazione rispetto a cosa. Qui ho disegnato uno skater e vedete, è interessantissimo perché lui ha due riferimenti sostanzialmente in ballo, no? Quello dello skateboard, e deve decidere qual è la sua posizione rispetto al pattino, no? E poi rispetto all'ambiente circostante. Quindi la fisica dello skateboard è sofisticatissima, no? Quindi è un gioco, anche un gioco di vari riferimenti non necessariamente inerziali. E qui entrano alcuni elementi importanti, interessanti, che siccome sono, come spesso dice, sul margine osservativo delle cose, cioè sono quegli elementi che sono così comuni che noi non ci interroghiamo sulla natura, sul perché di queste cose, che questo ci condiziona moltissimo e ci impedisce spesso una riflessione approfondita sui fenomeni che stiamo descrivendo. Allora, qui che dico, la nostra esperienza quotidiana ci suggerisce che almeno localmente un riferimento rigido rispetto al quale misurare sia, diciamo, la scelta naturale, no? Vedete qua c'è l'omino che sta studiando il moto della palla che rimbalza. Ovviamente il riferimento rigido è quello associato alla stanza dove ci troviamo, chiaro, è un riferimento ideale che io posso pensare che si estenda in tutto l'universo e compagnia bella, è una realizzazione matematica, però indipendentemente quanto è grande, questo è il riferimento rigido, l'estensione ideale di un corpo rigido, in questo caso la stanza, no? Compagnia bella. E qui ovviamente uno dà per scontati almeno due fatti, cioè che valga la geometria euclidea all'interno, intorno a noi, insomma, e che il tempo è indipendente dallo stato di moto di questo riferimento. Questi sono i due punti fissi, diciamo, della fisica classica newtoniana, pre-relativistica. Diciamo, questa scelta va apprezzata, e come potete apprezzarla? Io ho fatto un altro disegno, che è quello di una barchetta, fra l'altro una barchetta tratta dalla Tapisserie de Bayeux, no? Diciamo, una barchetta che cerca di navigare sull'onda che si frange, no? In altre parole, che dico? Si pensi alla difficoltà di valutare la posizione, la velocità, l'accelerazione rispetto a un riferimento rappresentato da un fluido turbolento. Nessuno impedisce a una persona di utilizzare non un riferimento rigido, per esempio un riferimento fluido. Cioè, immaginate di essere una specie di pesci, dei delfini, che vivono in un mare turbolento, delle trote intelligenti, no? Che vivono in un torrente che scorre velocemente. Beh,
appunto intelligente, oppure gli abitanti di Giove che vorticano nella macchia rossa di Giove. Questi qua non hanno accesso a un'idea semplice di staticità, di riferimento rigido, no? Vivono in un mondo che è turbolentissimo e loro possono utilizzare per formulare della fisica un riferimento fluido, cosa che si può fare. Però lì, prima che gli venga in mente cos'è il riferimento rigido, cos'è un riferimento inerziale, cos'è il principio di inerzia, ce ne vuole. Quindi è un riferimento necessario per catalogare gli eventi, attribuendo un evento a un accadimento, insomma, un lampo, lutto fra due particelle, qua forse c'è una piccola animazione, esatto. Questo dà le coordinate del luogo dove l'urto avviene e l'istante in cui avviene. Queste informazioni costituiscono le coordinate spazio-temporali di questo evento, il luogo x, y, z dove è avvenuta una certa cosa e l'istante quando è avvenuta. Questo, l'avvenimento di una cosa, è un fatto oggettivo, poi come lo descrive è un altro discorso, diversi sistemi lo descriveranno diversamente, però il fatto che è scoppiata la lampadina è scoppiata, non dipende né dall'osservatore né dal riferimento, è un fatto oggettivo. E l'insieme dei possibili eventi è l'arena spazio-temporale che viene usata in fisica per formulare i modelli matematici che descrivono la realtà che ci circonda. E prima di Einstein la si riteneva immutabile, una sorta di cornice rigida, come dico lì, che permette la descrizione dei fenomeni fisici utilizzando la geometria euclidea e una concezione universale del tempo. Questo qua non era, come dire, di necessità di indagine fisica per certi versi. E un riferimento rigido naturale, fatemi dire, è quello associato alla Terra. Le leggi di newtoniane in questo riferimento sono più complicate di F uguale ma, perché non è un riferimento strettamente inerziale. Questo, tra l'altro, è un problema che tutti i meteorologi e anche noi sperimentiamo, no? Le forze di Coriolis e compagnia bella. La Terra non è come la nave di Galileo, dico qui chiaramente, ma gira, ruota su se stessa, orbita intorno al Sole, accelera e decelera, eccetera, no? Questi, però molto spesso con buona approssimazione, dipendendo un po' da quello che, dai fenomeni che noi vogliamo studiare, è considerato un buon riferimento inerziale, no? Dipende sempre su cosa vogliamo studiare tante volte. Questo è un discorso che emergerà chiaramente anche dopo. E ovviamente l'altro punto fondamentale, queste sono cose che ovviamente chi insegna fisica conosce meglio, io mi scuso per ripetita iuvant però tante volte, comunque le leggi della meccanica assumono una forma particolarmente semplice solo se vengono formulate in riferimenti rigidi che appartengono a una sottoclasse particolare, che è quella dei riferimenti inerziali, che sono i riferimenti dove vale il principio di inerzia. In altre parole, in ciascuno di essi, diciamo una particella non soggetta a forze ambientali esterne o è ferma o si muove di modo rettilineo uniforme. Questo laser si sta distruggendo nelle mie mani. Va bene. Però ti serve. Ce n'è un altro. Il problema è questi. Ecco qua, questo si è fermato però, se no non lo vedevamo più, quindi va bene. Viceversa, la legge meccanica ha una forma molto complicata se vengono formulati riferimenti non inerziali. Gli oggetti accelerano anche in assenza di forze ambientali. Il tram che dicevamo prima, la nave che urta uno scoglio, si è dato una spinta, in parole povere, no? Insomma. Quindi i riferimenti inerziali, questo è un altro punto sostanziale che viene spesso nascosto o non spiegato, hanno un ruolo importante nella fisica newtoniana, però la teoria non ci dice perché. Perché i riferimenti inerziali, c'è tutto il dibattito complicatissimo, lo spazio assoluto, il tempo assoluto e compagnia bella che ha accompagnato la formulazione della teoria newtoniana. Il punto di vista moderno vale appunto, cioè, è che in realtà i riferimenti inerziali sono così utili perché sono evidenti in questi riferimenti le simmetrie spazio-temporali dell'ambiente che ci circonda. L'ambiente che circonda noi è un ambiente molto rigido, rigido non nel senso rigido
non siamo come i pesci che vivono nel fiume turbolento, no? Quindi se uno fa classe di equivalenza, elimina gli accidenti, che ne so, il paesaggio, la montagna e compagnia bella, in realtà è come se uno vivesse su una roba rigidissima, sto tavolo, insomma, è abbastanza, diciamo, questo è il punto di vista moderno, sempre questo delle simmetrie, chiaro che è un discorso complesso. Prego. Quando parla di simmetrie spazio-temporali, sì, lei intende delle regolarità che avvengono spazio-temporali o delle cose che sono analoghe nello spazio e nel tempo? Analoghe nello spazio e nel tempo, lo diremo meglio più avanti, intendo un'omogeneità e una isotropia nello spazio e nel tempo. La fisica newtoniana vede un'omogeneità e un'isotropia nello spazio sostanzialmente. Omogeneità significa che se io faccio a parità di condizioni sperimentali, dove faccio l'esperimento non è un fatto significativo, non ha importanza. L'isotropia significa che a parità di condizioni sperimentali, la direzione, se io ruoto l'apparato, il risultato non dipende da come ho ruotato l'apparato, a meno che io non vada a cercare delle direzioni privilegiate, insomma. E quindi è quella l'omogeneità spazio-temporale. Come prima parlato di simmetrie anche quando c'era il misterio cosmografico. Sì. Ovviamente ci stanno simmetrie pure lì, però probabilmente lei stava parlando in quel caso invece di regolarità. Momento, queste sono le simmetrie che adesso andiamo a sfruttare per la relatività. Poi questo concetto di simmetria in senso più esteso, più ampio, si applica anche, voglio dire, in fisica moderna abbiamo le simmetrie di Gauge, eccetera. Viene esteso, diciamo, la relatività einsteiniana, anche quella newtoniana e compagnia bella, nasce quando studio, quando focalizzo le mie simmetrie sull'ambiente spaziale e temporale. Poi altre simmetrie possono essere collocate, indirizzate, possiamo chiederci quali simmetrie riguardano per esempio il campo elettromagnetico, altri campi fisici. Diciamo, però quello è un discorso complesso in questo contesto, non voglio affrontarlo. Adesso voglio parlare. No, ma la domanda, figuriamoci, no, apprezzo moltissimo, ha fatto bene a farla. Diciamo, in questo contesto di relatività, quello che faremo oggi, ci soffermiamo sulle simmetrie spaziali e temporali, cioè dello spazio e del tempo e dello spazio-tempo. Va bene? In realtà il concetto si estende in maniera molto più ampia, è uno dei cardini della fisica moderna. Quindi in ciascun riferimento inerziale un fisico newtoniano dà per scontato di fatto che valga la geometria euclidea e che gli orologi, il tempo è scandito da un sistema di orologi sincronizzati che non dipende dalla velocità del riferimento, il tempo universale, questo diciamo lo si dava per scontato. E a questo punto è proprio, c'è bisogno di nessun, io ho messo un po' di poche formule, ecco, però diciamo questa qua non c'è bisogno di un teorema per dimostrarla, che è l'esperienza che ci fa sembrare straovvio il legame che c'è fra due riferimenti inerziali. Non so se questo c'è un'animazione, no. Quindi abbiamo un riferimento, questo qua è R', che si muove di modo rettilineo e uniforme rispetto a un altro riferimento. In realtà le trasformazioni di Galileo che adesso vado a scrivere, io adesso le ho semplificate, in realtà valgono fra riferimenti rigidi, non necessariamente inerziali, però adesso semplifichiamo un po', assumiamo che sia, se uno è inerziale, tutti quelli che si muovono di modo rettilineo e uniforme rispetto a un riferimento inerziale assegnato, è inerziale anche quello, perché è chiaro, se uno non si muove, diciamo, altrimenti il modo di particelle libere non varrebbe il principio di inerzia, perché una trasformazione lineare riproduce quiete o modo rettilineo uniforme, un movimento arbitrario, come sapete se mi muovo arbitrariamente in un riferimento ci sono forze apparenti, quindi comunque semplificando un po'. Ho queste trasformazioni che qui ho contestualizzato nell'ambito dei soli riferimenti inerziali e che ci dicono che se io mi muovo lungo l'asse X, la variabile, le coordinate dell'evento primato sono quelle del riferimento per esempio in quiete, meno V per T, no, meno la distanza, siccome i riferimenti viaggiano relativamente a velocità V, la distanza percorsa è la velocità per il tempo che diciamo intercorre. La Y e la Z non cambiano perché mi sto muovendo soltanto lungo l'asse X in comune e le velocità si compongono
banalmente, la velocità nuova è la velocità vecchia meno, in senso algebrico, la velocità relativa, che è quello che noi vediamo quando andiamo in macchina, uno ci sorpassa. Cose veramente figlie del senso comune. Diciamo, cos'è la relatività galileiana a questo punto? Sebbene abbiamo a disposizione un'enorme scelta di riferimenti inerziali, in realtà sono infiniti, un'infinità triplice, l'uno vale l'altro dal punto di vista della fisica newtoniana. Se io accelero rispetto a un riferimento inerziale, ho la stessa accelerazione, questo è il teorema di Goriolino, ho la stessa accelerazione rispetto a tutti gli altri riferimenti inerziali. Se voi, questo è evidente perché l'accelerazione è derivata seconda della legge oraria, se il modo è rettilineo uniforme di un riferimento rispetto all'altro, la derivata seconda fa zero, no? Quindi l'accelerazione è la stessa ovunque. Quindi le leggi di forza ambientale, poi si sa, quelle buone, no? Quelle cervellotiche, non dipendono, non cambiano se descritte nei diversi riferimenti inerziali, e quindi c'è questa cosa che è un modo di dire il principio di realtà galileiana, che la realtà del moto rende impossibile stabilire con esperimenti di meccanica quale particolare riferimento inerziale stiamo utilizzando. In realtà, quando dico io sto accelerando rispetto a questo riferimento inerziale, io potrei dire tranquillamente sto accelerando rispetto a tutti i possibili riferimenti inerziali, non rispetto a quello particolare, proprio perché non c'è modo. Quindi abbiamo questo fatto interessante, voi potete ingegnare esperimenti complicatissimi di meccanica, cervellotici, ma non riuscirete mai, per il principio di relatività galileiana, a dire sono in questo riferimento. Per esempio, io ho glissato su un fatto storico importante: Newton individua un riferimento inerziale, proprio nello spazio assoluto, privilegiato per così dire, che a quei tempi era il sistema del baricentro del sistema solare, oppure delle stelle fisse, insomma c'è sempre un upgrade di quello che potrebbe essere a posteriori, non a priori, un buon riferimento inerziale di elezione, e allora diciamo era quello. Quindi io posso dire sto accelerando rispetto alle stelle fisse, sto accelerando rispetto alle stelle fisse e tutti gli altri riferimenti inerziali, non ci sarebbe differenza, semplicemente perché una volta che utilizzo coordinate cartesiane ortogonali come nel riferimento inerziale, le leggi di moto, essendo un moto rettilineo uniforme, sono leggi lineari nel tempo, la derivata seconda ammazza tutto. Quindi c'è questo fatto. Tuttavia, va bene così, passata innocua per un po' di tempo, anche se c'erano forti dibattiti filosofici, eccetera, fra le grandi menti del XVIII secolo e anche un po' prima su questa questione, cos'era lo spazio assoluto, cos'è il riferimento inerziale, eccetera, ma non erano spiegati dalla teoria. Però tutto questo è finito, questa tranquillità apparente, questa calma apparente è finita circa a metà del XIX secolo, intorno al 1860, quando James Clerk Maxwell scopre e formalizza in maniera completa le leggi dell'elettromagnetismo. Le leggi dell'elettromagnetismo non si comportano come quelle della meccanica, detto papale papale, non sono invarianti sotto trasformazioni di Galileo. Quindi se uno le guarda, questo viene detto poco tante volte all'inizio, quando uno studia elettromagnetismo anche all'università, impara a risolvere esercizi complicati, ma nessuno gli dice guarda, quando tu risolvi questi esercizi, se non sai la relatività, stai supponendo che sei in un particolare riferimento inerziale, magari quello delle stelle fisse, oppure come pensava Maxwell, che aveva scoperto appunto, diciamo, i fenomeni, aveva unificato l'ottica all'elettromagnetismo, e a quei tempi imperversava una visione meccanicistica della vita, e le onde non si potevano che propagare in un mezzo continuo, no? Magari onde trasversali come sono quelle elettromagnetiche, e postula l'esistenza di un etere luminifero, no? Una sorta di gelatina, fra virgolette, che tutto permea, dove intervengono gli sforzi che propagano le onde, come in un fluido, le onde sonore sono longitudinali, sono compressive, qui sono onde trasversali, comunque ci devono essere degli sforzi meccanici in un fluido ideale che le descrive, l'etere luminifero appunto, tant'è che lui si inventa un oggetto, lo dico così per la cronaca,
che si chiama tensore degli sforzi maxwelliani, che ci dice come sono distribuite le pressioni e le tensioni all'interno di questo etere, no? C'è proprio un nome, la teoria è molto ricca in questo. E quindi effettivamente non si capiva in quale riferimento particolare fossero vere, no? Le stelle fisse, l'etere, eccetera, eccetera. Poi ci sono delle conseguenze molto strane, no? Nel senso che noi tutti sappiamo che le linee del campo magnetico, il campo magnetico è un campo solenoidale, cioè c'è divergenza nulla, e le linee di campo magnetico devono essere chiuse per questo, va bene? Però questo è vero soltanto nel riferimento inerziale dove si suppongono formulate le leggi dell'elettromagnetismo. Se io faccio una trasformazione di Galileo che mi mandi in un altro riferimento inerziale, alcune delle linee, mettiamola così, si spezzano, che è una cosa strana, e ci sono tanti strani paradossi in questo caso, eh? Va bene, vediamo un po'. E il paradosso più grande che viene scoperto appunto da Maxwell eccetera è che la velocità di propagazione, che diciamo uno caratterizza una costante fondamentale semplicemente con esperimenti di magnetostatica e elettrostatica, perché uno sulla radice della permeabilità magnetica del vuoto e della costante dielettrica del vuoto, per misurarle questo non c'è bisogno di fare onde elettromagnetiche, e gli viene un numeretto che ci chiamiamo un numeretto, circa 300.000 km al secondo, questa è una velocità e questa è la stessa velocità con cui si propagano nel vuoto le perturbazioni elettromagnetiche di cui dicevamo prima. E però la cosa interessante è che se uno studia le equazioni si accorge che questa, la luce si propaga nel vuoto con modalità che sono indipendenti dalla velocità della sorgente e dalla velocità anche del ricevitore, no? Nel senso, in altre parole, è sempre C. Questo qua chiaramente contrasta fortissimamente con la legge di composizione newtoniana, galileiana delle velocità, secondo cui se io ho la lampadina che si muove, adesso è scappata, la velocità della luce vista da me dovrebbe essere, si dovrebbe comporre con somme, no? C, V più C o V meno C, giusto? Questo vi è chiaro, no? Ecco. Quindi questo è un bel problema. Bel problema, diciamo, adesso la faccio breve perché non possiamo stare qui a discutere ore e ore di questo qua, però in qualche modo questo, crisi della fisica newtoniana, certamente è una crisi, no? Tuttavia c'è anche una crisi che, come spesso succede in fisica, una volta che la polvere è giaciuta, è una crisi che segnala anche una possibile risposta. La possibile risposta è quello che, diciamo, un principio di invarianza così generale come quello di relatività galileiana, dire che vale solo per i sistemi, per i fenomeni meccanici è un po' ridicolo, perché la meccanica F uguale a MA teoria effettiva di fatto, no? Cioè non è che le particelle sono fatte, di che sono fatte? Sono fatte in composizione elettromagnetica, forze nucleari, vai a capire, no? Quello che tiene insieme una cosa, no? Tipicamente sono forze elettrostatiche a livello semimacroscopico, mesoscopico, e quindi è strano che un principio di relatività valga per i fenomeni magnetici e non per per i fenomeni meccanici e non per quelli elettromagnetici. Questo in certo senso viola l'unità della fisica, quindi è molto più ragionevole assumere che non sia possibile con esperimenti di fisica, non soltanto di meccanica, stabilire quale particolare riferimento inerziale stiamo utilizzando. Quindi, e questo è il principio di relatività di Einstein, così formulato è molto ragionevole, cioè perché lo confini, lui non si vuole far confinare. La meccanica ci dà come sempre, la meccanica è quella che ci spinge pure verso la relatività generale, guardate, F uguale MA ha dentro, nascosta in sé, delle simmetrie incredibili, che sono una specie di guida che veramente ci porta lontanissimo, in particolare formulato così senza tante fisime ci porta al principio di relatività di Einstein, che è una situazione che, diciamo, che è quello che poi apre le porte alla realtà speciale. Quindi in realtà il problema non è il principio di relatività, i riferimenti inerziali eccetera, il problema è le trasformazioni di Galileo che sono state derivate per buon senso di fronte all'esperienza quotidiana, non è un buon senso campato per aria, perché in realtà il principio di relatività di Einstein impone che queste modalità di propagazione della luce siano le stesse in tutti i riferimenti inerziali.
Quindi le corrette leggi di trasformazione che ci permettono di passare da un riferimento inerziale a un altro non possono essere quelle di Galileo, perché sotto queste trasformazioni nessuna velocità rimane invariante, questo è un fatto. E a questo punto ci ricordiamo di quello che ho citato prima, il punto di vista della fisica moderna, dove la realtà di una teoria fisica è associata alle simmetrie spaziali e temporali dell'insieme dei fenomeni che la teoria vuole descrivere. A questo punto la teoria non vuole più descrivere solo i fenomeni meccanici, dove quella galileiana ci stava abbastanza bene, intanto a posteriori possiamo dire fin tanto che le velocità sono basse rispetto a C, ma qui vogliamo descrivere insieme anche quelli elettromagnetici, per metterla sul semplice. Quindi quello che sappiamo è che i riferimenti inerziali, così come li abbiamo caratterizzati col principio di inerzia, sono i riferimenti fisici nei quali è manifesta l'omogeneità e l'isotropia sia spaziale che temporale dell'ambiente fisico che ci circonda. E questo vogliamo sfruttare. Allora ecco, qui vengo a descrivere un po' meglio che significa omogeneità spaziale, temporale e compagnia bella. Quindi che significa? Che a parità di condizioni sperimentali un esperimento non dipende, primo, dal luogo dove viene effettuato, non ci sono luoghi privilegiati, lo sperimentatore lo fa lì, lo fa là, ma sempre quello succede, e dalla direzione sperimentale. Questa è l'omogeneità e l'isotropia spaziale, diciamo a parità di condizioni sperimentali, assumiamo questo. Poi a parità di condizioni sperimentali un esperimento, questa è l'omogeneità e l'isotropia temporale, non dipende dall'inizio, non ci sono tempi dell'esperimento, non ci sono tempi privilegiati, e dal verso del tempo, perché tipicamente gli esperimenti di fisica elementare nel senso non elementare, banale, sono reversibili nel tempo. Abbiamo questo, e diciamo qui Gleason non è che mi metta a fare la deduzione delle equazioni della trasformazione di Lorentz, questo ognuno se la fa come vuole, né chi diciamo deve vuol farla, e chi diciamo è comunque interessato culturalmente alla relatività non si deve neanche occupare di farla. E qui io riporto un risultato che a me è caro, perché era stato sviluppato dal mio vecchio professore qui in Italia, che era Carlo Cattaneo. È un bel risultato che ogni tanto viene riscoperto, anche recentemente qualcuno, è stata pubblicata recentemente, sì, ogni tanto qualcuno lo riscopre. In realtà questa è teoria dei gruppi in forma nascosta, apposta si riscopre continuamente, comunque va bene. Questo in realtà, se uno è attento e ricava quali sono le leggi di trasformazione di coordinate che ci permettono di passare da un riferimento inerziale a un altro, ecco, manco per niente becca quelle di Galileo, che sono veramente un caso particolare. In generale non è difficile, è soltanto noioso e lungo fare l'esercizio, si riesce a dimostrare abbastanza facilmente con tecniche con le quattro operazioni elementari, non è una cosa chissà che le trasformazioni in realtà sono un po' più generali e dipendono da un parametro alfa, in realtà è una costante diciamo universale, per ora non specificata, e sono molto più complicate, vedete, sono x meno vt, che è quella di Galileo, però c'è quella radice sotto, lasciamo perdere yz, anche il tempo addirittura qua viene, che in generale non è universale, si guarda bene, c'è quell'alfa, quella costante alfa che coinvolge anche la x oltre alla radice, quindi la situazione è molto più complicata. Queste sono le trasformazioni più generali che legano due riferimenti inerziali, e qua non è che si parla di relatività eccetera eccetera, questo è un esercizio di matematica, di geometria elementare, e che dà luogo a questo risultato. Imponendo per la velocità della luce si cambia? No, no, tu non lo imponi a priori, tu stai semplicemente dicendo un riferimento inerziale si muove in modo rettilineo uniforme, in questo riferimento va la geometria euclidea e c'è un tempo sincronizzato, nell'altro riferimento tu non assumi a priori che il tempo sia lo stesso, ti metti lì a fare alcuni esperimentini ideali, ma banali proprio, se volete può darvi le referenze, ma adesso non so se è il caso, e alla fine con un lavoro un po' lungo ma elementare arrivi a… Cosa si impone, sia in variante? No, tu non imponi nessuna invarianza, imponi semplicemente che un riferimento, che entrambi siano universali e che si muovono in modo rettilineo uniforme l'uno rispetto all'altro nella direzione comune dell'asse X. C'è un gruppo di trasformazioni in R4. Esattamente, è un modo sotto per non… Sotto il gruppo delle trasformazioni.
per non parlare di teoria di gruppi, perché non tutti hanno familiarità, neanche quando uno fa le lezioni all'università, con, insomma questo è il trucco per descrivere in maniera elementare uno spazio omogeneo che diciamo il gruppo di Poincaré fattorizzato il gruppo di Lorentz, insomma diciamo è quello. Sì, è quello. Certamente, vuole fare una domanda? Io tanto non conosco la teoria dei gruppi. Appunto io non lo cito. Poi mi pare che queste formule, io sono matematico, sì, queste formule siano simili a quelle che escono fuori, dove forse alfa e c. Ma alla fine verrà c, però viene c, non per caso. No, però la mia, sì, le volevo chiedere una cosa. Sì. Ho avuto una conversazione col professore durante il TFA, perché lui ci faceva vedere le formule con c, ci faceva vedere la dilatazione dei tempi, eccetera, eccetera. E poi mi disse, ma te c'hai la faccia, non hai capito, ma io ho la faccia che è così, ma lo tenete. Però ho detto, non è che io non ho capito, io dissi, quello che mi sembra particolare è che dobbiamo metterci d'accordo sull'idea del tempo. Quindi se uno misura il tempo con il clock, come allora è tutto giusto. Però è vero che il tempo si è dilatato o stiamo condizionando l'oggetto che noi utilizziamo per misurare il tempo? No, in realtà è chiaro questo discorso, adesso è chiaro che sono andato molto veloce. Allora ripeto, c'ho due o più riferimenti inerziali, due riferimenti inerziali, li allineiamo lungo l'asse comune delle x, possiamo sempre arrangiarlo questo facendo una rotazione, li stabiliamo una comune origine dei tempi e diciamo degli assi coordinati tridimensionali, questo è elementare. Poi quello che facciamo, assumiamo che in ciascun riferimento sia valida la geometria euclidea, benissimo, e poi che ciascun riferimento introduco una nozione di tempo, quella normale, cioè quella che utilizzo anche in fisica newtoniana, se ci vogliamo mettere a discutere del tempo newtoniano siamo freschi però, no? Quindi assumiamo soltanto quello che non assumiamo a priori e che nei due riferimenti i tempi siano lo stesso. Questa è una forzatura enorme. Scusi, lei quando c'ha due riferimenti mica si sogna di assumere che le cose spaziali siano le stesse, no? Perché deve assumere che quelle temporali siano le stesse? È una forzatura che viene dall'esperienza, vedremo. Però da un punto di vista matematico nessuno glielo dice. Diciamo, c'è un tempo, se poi viene a posteriori che devono essere uguali, pazienza, significa che c'aveva ragione Galileo sempre. Come le masse inerziali. No, lasciamo perdere, quella è un altro discorso che vedremo dopo se facciamo in tempo, quindi non mescoliamo le cose, altrimenti viene un minestrone, questo non è, ho imparato che questo non è un paese da minestroni, le cose molto più saporite. Dall'altro vengono uguali magari. No, diciamo è così, e viene questo è un esercizio lungo ma elementare. Allora a questo punto, e non solo cambiano le leggi di connessione, ma cambia anche la composizione della velocità in ragione sempre di questo parametro alfa. La legge è molto complicata ed è una legge non lineare. Anche prima erano non lineari, cioè erano lineari le trasformazioni, quindi si compongono in questa maniera le velocità. Ok, vedete questo qua, quindi in maniera così. Allora, che succede? Che io ottengo le trasformazioni di Galileo solo se impongo ulteriormente che il tempo sia universale, che t uguale a t', cioè lo stesso per ogni riferimento inerziale. Questa richiesta è compatibile solo con un valore del parametro alfa infinitamente grande, in maniera tale che il rapporto che disturba v su alfa sia zero. Questa è l'unica possibile. Vabbè, questa dice un'osservazione. Quindi qua ripeto, t' uguale t è una imposizione forte e non una proprietà fisica ovvia, se queste sono le vere trasformazioni fra riferimenti inerziali. Chi diavolo mi dice che posso mettere t uguale a t'? Allora, vedete, l'esistenza di questa costante alfa è una conseguenza appunto dell'omogeneità dell'isotropia e quindi il suo ruolo riflette una proprietà del modello spazio-temporale che stiamo utilizzando nella descrizione fisica e non di nessuna particolare teoria. Questo è il punto chiave di questo tipo di derivazione. Vogliamo detronizzare il ruolo dell'elettromagnetismo dalla relatività, no? Perché voi, tutti voi avete letto sui giornali magari che dice, ah,
scoperta in una guida d'onda, un'onda secondaria, un'onda evanescente che viaggia a velocità maggiore della luce, Einstein sbagliava, è una gradinata epocale, perché c'è questo cortocircuito, spesso anche fra colleghi, mica solo fra gente profana, che C, il ruolo di C sia legato all'elettromagnetismo, la realtà speciale è figlia dell'elettromagnetismo, è un accidente. Se le onde gravitazionali le avessero scoperte allora invece che adesso, rivelate sperimentalmente, avremmo chiamato e avessimo visto che viaggiavano a C come effettivamente viaggiano, l'avremmo chiamata C la velocità della gravità nel vuoto, e compagnia bella. Quindi tanto per. E succede una cosa ancora più raffinata, la cosa più raffinata è questa che vi fa, che illumina tanto, perché questo parametro alfa ha la dimensione della velocità al quadrato e possiede una proprietà meravigliosa, qual è? Che se alfa è minore di zero, se prendo come velocità di moto della particella esattamente radice, questa velocità, insomma radice di modulo di alfa, perché alfa è negativo, quindi dovrebbe andare al modulo, questo valore, la velocità non cambia nel passaggio da un riferimento inerziale all'altro, mettete dentro nella formuletta, al posto di V mettete radice di modulo di alfa e vi accorgete che rimane fissa sotto quelle trasformazioni, cioè questa alfa, la radice di alfa è un punto fisso di queste trasformazioni. A questo punto uno fa intervenire i risultati sperimentali, no? Vedete, rimane uguale, no? Fa intervenire i risultati sperimentali che sono, fin tanto che non c'era l'elettromagnetismo, che esisteva un fenomeno tale per cui passando da un riferimento all'altro la velocità rimaneva uguale? No! Non c'era, non era accessibile sperimentalmente, quindi non c'era alcuna ragione prima dell'elettromagnetismo, anche se Galileo, che era perfettamente in grado di ottenere quelle formule che abbiamo scritto prima, avesse ottenuto quelle formule e poi dice: ma io non sperimento nessuna velocità fisica che ha questa strana proprietà di rimanere invariante se mi muovo in due riferimenti inerziali. Però con Maxwell c'è una velocità che è così, esattamente quella della luce nel vuoto. La velocità della luce nel vuoto c'ha questa caratteristica assurda che rimane la stessa indipendentemente nel passaggio da un riferimento inerziale all'altro, e quindi abbiamo questa identificazione naturale fra questo parametro che viene fuori da quelle leggi di trasformazione e la velocità della luce nel vuoto. Basta, e così viene Lorentz. Quindi, qua c'è un lampo che non si vede, e so queste qua Lorentz. Poi Lorentz, le trasformazioni di Lorentz, hanno tutta una storia complicatissima, no? Vedete, sono citate in forma un po' così, già nel 1887, poi Lorentz, poi Larmor, poi Lorentz ancora, Poincaré nel 905, no? E poi insomma, forse si chiamano di Lorentz, dovrebbero avere tanti nomi, no? Però Hendrik Antoon Lorentz è il grande. Incidentalmente qui lo dico perché tanti fanno queste cose, cioè chi è fisico sa che c'è Lorentz e poi c'è il gauge di Lorentz in elettromagnetismo, sono due Lorentz differenti, ricordatevelo. Vabbè, e lì sono le leggi di trasformazione, adesso le vedete lì, chi è fisico ne ha familiarità e cognizione di causa, chi non lo è non voglio annoiarvi con formule matematiche complicate, sono lì. È più che altro un viaggio questo, come vedete, di illustrazione. E poi ci sono le proprietà della trasformazione di Lorentz, no? Relatività della simultaneità che si perde, due eventi distinti che avvengono simultaneamente quando osservati in un riferimento inerziale, eccetera, eccetera, non sono più simultanei rispetto a un altro riferimento inerziale. La dilatazione dei tempi e la contrazione delle lunghezze. Su questo possiamo parlare delle ore, però parliamo solo di questo. Io non amo mettere l'enfasi su queste cose, trovo, ovviamente dopo ci sono conseguenze importanti di questo che sono il nucleo centrale della teoria, ma poi mettersi lì delle ore anche a livello didattico per chi insegna fisica nei licei eccetera, trovo che sia esagerato, no? Voglio dire, pare che la relatività sia il giochetto dei paradossi sulla dilatazione dei tempi, la contrazione delle lunghezze, ste menate qui, vabbè basta. Insomma, lo trovo una roba che dopo un secolo abbondante è diventata un po' noiosa, come fa passare l'interesse. Diciamo, la cosa bella della realtà, da vari punti di vista, è anche che si geometrizza, no? Con lo spazio-tempo. Una domanda, sì. Solo una cosa, una domanda molto cretina. Cioè, quando tu hai fatto vedere
le trasformazioni generali, il passaggio da un sistema di riferimento inerziale a un altro, hai detto non assumiamo che c'è un tempo comune per i due, certo, ma ognuno vive con uno spazio e un tempo, uno spazio e un tempo, e dal calcolo segue. Certo. Però mentre lo spazio, io la domanda è molto ingenua, è credibile, cioè riesco a, operazionalmente, ho un metro e misuro le coordinate, sì, in uno e in un altro. Nel caso di relatività galileiana io penso che esista un orologio dato da una divinità superiore che mi dia il tempo. Però il tempo come si misura? Si misura anch'esso spazialmente. Cioè che vuol dire avere un tempo proprio in ogni sistema di riferimento da un punto di vista operazionale? No, no, effettivamente il problema è quello là. Tu sei nel riferimento, qui hai orologi inquiete, no? Li sincronizzi militarmente, ti metti tutti insieme. Venite qua, sincronizziamo gli orologi, li sincronizzate e poi diabaticamente distribuisci gli orologi nell'intorno che ti interessa, al limite in tutto lo spazio fisico, esattamente questo, né più neanche, qui non è un problema di origine, quello è un discorso molto più sofisticato che viene avanti quando ti rendi conto che C, essendo una costante fondamentale della natura, neanche più viene misurata, C uguale 1. E tu in realtà a quel punto quello che succede, che è fondamentale, è che tu si rovescia la cosa, l'unica cosa che misuri sono i tempi e non le lunghezze, perché con C allora tu misuri le distanze. Ma questo a posteriori. L'ho detto. A posteriori sì, però a priori. No, a priori. Uno vuole rendere pratico la cosa che tu dici. Sì. Fa come gli ho detto. Del parametro alfa tale che, sì, cioè, mentre io diciamo x e x primo lo faccio con delle misurazioni solidali, sì, ai sistemi di riferimento. Esatto, idem con i tempi. Difficile capire i tempi. No, no, ma tu sei i tuoi osservatori con gli orologi, tu ti puoi mettere addirittura, mettiamoci, l'esperimento lo facciamo ora che siamo tecnologicamente molto avanzati e ciascuno di noi è dotato di un orologio al Cesio 133. Scusami, l'orologio funziona con un fenomeno periodico, sì, sì, per cui io il tempo ce l'ho dopo un... perché guardo che lo spazio, diciamo... No, tu a sto punto, questo ai tempi che mamma filava, adesso tu misuri il tempo utilizzando costanti della natura fondamentali, con un orologio atomico, usi la costante di Planck, Vabbè, quindi, ma quando tu fai questo esempio semplice non puoi fare riferimento... No, ma l'esempio... No, ma che c'entra? Certo che posso fare riferimento, perché io non ti sto dicendo tu come misuri le distanze, no, voglio dire, pure il regolo così, e il metro come è fatto? Vabbè, però è una cosa operativa. Lo sai che nessuno usa più il metro, quello a barra di platino e compagnia. No, io la cosa che dicevo, esiste una procedura macroscopica, sì, per vedere questa cosa. Allora, x primo lo misuro con un metro. Ho capito. E x lo misuro con un metro. Certo. No, gli orologi non è che tu me li dai a priori, perché l'orologio che tu mi dai hanno dentro di sé una lunghezza e l'orologio con la lunghezza x' dovrebbe, nel secondo sistema dovrebbe avere la lunghezza x'. No, ho capito, però diciamo così, si fa questa mescola complicata fra, si può tornare indietro nel tempo, diciamo, vogliamo capire l'essenza del fenomeno, allora non mi metto a fare discorsi sull'orologio ideale e compagnia bella che hanno trascinato la relatività sui discorsi in discussione. Posizioni inutili per decenni e decenni. Quindi è un trucco matematico, insomma. Non è un trucco matematico, io sono un fisico attuale, voglio fare questa cosa qua, gli voglio dare un significato rigoroso, allora sono qui in questo riferimento che è questo, rigido, supponiamo sia inerziale, ciascuno di noi ha un orologio atomico, per esempio, si vendono adesso quelli al Cesio 133, è raro però si trovano, e questo qua misura il tempo utilizzando una certa oscillazione di perfine del nucleo di cesio. Sì. Ho capito, però voglio dire, tu hai la misura del tempo oramai e questo, cioè, dobbiamo, non dipende, non è uno sviluppo tecnologico, è riconoscere a livello fisico che la misura del tempo oramai si fa
utilizzando le costanti fondamentali della natura, non si fa più misurandone nel pendolo tac 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 con la goccia che cade, no? Abbiamo capito che la risposta non c'è stata. Che non c'è stata? La risposta. Volete la risposta? La risposta ci può essere benissimo. Allora, se io gioco con le distanze, allora la distanza è in quel riferimento. Allora, se io prendo un pendolo e misuro, allora diciamo, c'ho il pendolo e misuro le oscillazioni, sono nel riferimento, mi muovo di modo rettilineo uniforme. Ho appena detto che il principio di gravità al limite galileiano neanche impedisce di dire se sto in movimento o meno, ta, ta, ta. Lì il problema nasce dal fatto, infatti l'orologio ideale, il discorso è molto più sottile perché questo discorso dell'orologio ideale viene spinto tante volte ai riferimenti di guida istantanea, cioè quando tu annulli la velocità ma hai ancora l'accelerazione, perché non è vero che in relatività tu non puoi studiare modi accelerati, cioè, sono anche questo equivoco qua. E questo lo puoi fare, c'hai un orologio, c'è il pendolo, poi pure le gocce d'acqua, tu ti metti la risposta è che io ho un pendolo in un sistema di riferimento, ho un altro pendolo, esatto, inizialmente identico, certo. Le distanze cambiano perché mi calcolo il tempo. Quale distanza cambia? Il pendolo oscilla su una lunghezza all'interno del riferimento. Sì, ma io il sistema di riferimento, io l'oscillazione li calcolo con x', non con x. Ma certo. Allora, cioè, la trasformazione, cioè x da una parte, mi calcolo il tempo tramite l'x da una parte, certo, mi calcolo l'altro tempo t' con l'x' dall'altra parte, il legame matematico, esatto, tra queste due cose, questa era la mia domanda. Certo, e questa è chiara? La risposta adesso è chiara, diciamo, spero, ci siamo capiti. Scusate, però no, ma è giusto andare in profondità su certo. No, ma questo è chiaro, cioè voglio dire, rispetto, un orologio meccanico. Senti, visto che ti ho interrotto, se tu volessi dire, forse possiamo fare anche il break in questa parte, con una formula brevissima, siccome ci sono dei professori che, se tu volessi dire un int per dire ai ragazzi il significato, in poche parole semplici, di cos'è la relatività ristretta, perché è una nozione importante anche rispetto allo sviluppo della cultura al di là della fisica, che cosa diresti? Cioè tu stai in una classe di secondo, terzo liceo, eccetera, tu come imposteresti il discorso per avere un po' un feedback, no? Bella domanda, ovviamente da 100 pistole, come si dice. Questo, cioè, ci sono varie risposte articolate che si possono dare, no? Ovviamente una risposta culturale, io la vedo anche così, insomma, si passa da una situazione, diciamo quella newtoniana eccetera, dove lo spazio e il tempo sono veramente rene rigide e l'utilizzo di questi concetti da parte dei fisici è un po' ancillare, infatti non per nulla spazio e tempo erano concetti con diritto di cittadinanza tipicamente filosofico più che fisico, no? Prima della relatività. Quindi noi entriamo in un ambito con la relatività dove piano piano, ovviamente non ancora in realtà speciale, ma certamente in quella generale, dove l'arena dove noi discutiamo la fisica diventa dinamica, no? Diciamo al di là della rivoluzione già in realtà speciale che della relatività del tempo, che è una cosa che ci colpisce tantissimo. Noi ci muoviamo nello spazio, c'è ovvio questo. Ci muoviamo nel tempo, al di là del fatto che il tempo scorre, cos'è il tempo, no? E in realtà la realtà speciale ci dà delle indicazioni. Voi potete anche pensare a riflettere, supponiamo che la velocità della luce fosse molto più bassa, non circa 300.000 km al secondo, ma dell'ordine, una velocità più umana, allora noi avremmo probabilmente, al di là di altre considerazioni che uccidono il mio argomento, no, dal punto di vista evolutivo, avremmo sviluppato evolutivamente un senso del tempo quasi analogo a quello dello spazio, ci potremmo muovere nel tempo ed è una situazione veramente notevole, cioè la relatività da un punto di vista anche culturale invita, se fatta bene, a riflessioni di questo tipo, che non so peregrine nell'ambito del discorso fra fisici e filosofi, perché spesso a livello culturale, la filosofia e anche altre discipline utilizzano questi concetti fisici nuovi fra virgolette, che oramai sono vecchi di un secolo, in maniera un pochino superficiale, no? Poiché altro per sentito dire, se ne estraggono, non so, la realtà generale ci dice che il tempo non c'è,
non esiste il tempo, fuori contesto, uno è affascinato da questo, una emerita castroneria, insomma invece... Però questo disegno si può capire. Questo si può capire, sì, ma adesso lo spiego dopo. No, adesso mi veniva in mente, ne hai descritto praticamente. Sì, diciamo, ecco, è vero, è lui che giace. E quindi, oltretutto, per esempio, una cosa affascinante che colpisce magari i ragazzi è il fatto che in relatività, lo vedremo, non so se riusciremo a vederlo, il concetto di presente è molto più ampio che non in fisica newtoniana, cioè la relatività, il senso ultimo di molta relatività, anche quello generale, nei suoi aspetti più affascinanti, so, black holes, la cosmologia, è in realtà che è una teoria che ci dà una dinamica alle relazioni di causa-effetto, cioè io sono qui, succede qualche cosa, quali eventi riesco a influenzare, quali mi hanno influenzato, quali non posso influenzare, no? Questi fatti vengono molto chiariti dal discorso relativistico, cioè, ripeto apposta quando dicevo prima, per favore basta con la dilazione dei tempi, la contrazione delle lunghezze, la realtà della simultaneità che è la mamma di tutto è già diverso, perché si perde invece la bussola rispetto a questi aspetti qua che so culturalmente molto più significativi. Anche fisicamente spingono verso una comprensione molto più profonda della teoria che diciamo poi matura e spinge verso una fisica fondamentale potente. Va bene, allora noi ti promettiamo che non ti chiediamo il paradosso dei gemelli. No, è una stupidaggine poi. Nella formula con alfa, sì. Capire. Tu imponi di avere due osservatori e l'insieme delle particelle di moto che si muovono di modo rettilineo uniforme rispetto a uno si muovono di modo rettilineo uniforme rispetto all'altro. Certo. Questa è l'ipotesi che fai. No, sono due riferimenti inerziali, quello per forza si muovono di modo rettilineo uniforme, altrimenti la legge non può. Per ottenere le leggi di trasformazione che imponi? Ma impongo semplicemente, non impongo nulla. Non è possibile che... No, impongo che siano due riferimenti inerziali. Cioè che tutte le particelle isolate che si muovono... E certo, se no non sono riferimenti inerziali. Si muovono in modo rettilineo uniforme. Per forza, certo. Quindi scrivi l'equazione del moto di una particella, le trasformi e dici che anche rispetto a quell'altro... È più complicato di così. Ma no, non è più... Lo spazio di uno, ragazzi, e ora lo spazio che... No, ma guarda, ma non è molto semplice, cioè noi la cosa iniziale è semplicemente quella, io questo, immaginate che questi siano i due riferimenti rigidi, uno è inerziale, anche l'altro è inerziale, si muove in modo uniforme. Questi a priori, ecco un'altra cosa che va detta, per favore, non confondete il concetto di riferimento rigido, non rigido, col concetto di sistema di coordinate. Un riferimento è, come ho detto, no, per esempio quello rigido, l'estensione ideale di un corpo rigido. Un sistema di coordinate in un riferimento ce ne potete mettere infiniti diversi. Ovviamente le coordinate cartesiane, ortogonali, sono meglio delle altre, fra virgolette, una classe, semplicemente perché in queste coordinate la geometria euclidea, insomma l'omogeneità di isotropia è manifesta. Voi potete scegliere anche coordinate del cavolo in un riferimento inerziale, vi complichereste la vita e basta. Poi che fate? Questi si sta muovendo lungo una direzione, così, no? E dite, vabbè, voglio semplificarmi la vita, questa direzione comune la chiamo X, in un caso X' nell'altro. Poi che dite? Qui mi scelgo un istante che chiamerò origine, quindi all'istante, qui ci sono gli orologi, qui ci sono gli orologi, e dico quando questi qua si incontrano qui, da qualche parte, dichiaro che quella è l'origine comune e metto che t uguale a t' uguale a zero, solo quello c'è la coincidenza in quell'attimo lì, poi basta, quindi avete questi due corpi rigidi che si, fra virgolette, che si muovono uno rispetto all'altro con velocità costante, in modo rettilineo uniforme, questa è l'unica cosa che impone. E poi per trovare quelle leggi fate un po' di esperimenti ideali e cominciate a dire, ma se io ho un evento, qui adesso è la parete, che ne so, x uguale 0 nel riferimento R, c'è un evento che è avvenuto qui all'istante t uguale 0, in quale piano è avvenuto? Nell'altro? Ovviamente nel piano corrispondente, insomma fate un po' di questi esercizi ansatz, che dà anche l'esperimento, chiamateli come
come volete, e devo dire che con un po' di lavoro, c'è cioè un punto piuttosto delicato indubbiamente, e un po' di lavoro riuscite ad arrivare a quelle formule. Se, non so, per esempio il libro del Cattaneo, vecchio libro, fra l'altro ce l'ho pure scannerizzato se qualcuno lo vuole, il mio indirizzo vi può essere dato, eh? Ok, l'indirizzo mio, che poi è mauro.gaffora@unipv.it, cioè comunque vi può essere dato, se voi mi chiedete, insomma, il libro del Cattaneo con il libricino, dove c'è fatto questo in dettaglio, ve lo mando e vi divertite a leggere questa lunga ma elementare dimostrazione. Sentite, io direi facciamo un break brevissimo.